Gentili telespettatori, buonasera, benvenuti a Today Sport, puntata del 23 gennaio 2017, quella relativa alla 18ª giornata del campionato di promozione girone D, più esattamente la terza di ritorno, che ha sorriso alle due formazioni del Calatino. Lo Sporting Eubea vince in maniera netta contro il Città di Aci Sant'Antonio, 3-1 il finale, e proietta, pensate un poco, in quarta posizione la formazione bianco-azzurra allenata da Samuele Costanzo. Altrettanto bene i colori biancorossi delle Aquile Calatine in quel del Gianni Cosimo di Vittoria, terreno diremmo al limite della praticabilità per l'abbondante pioggia caduta in questi giorni. Ebbene, gli uomini di Mister Buoncompagni hanno fatto bottino pieno vincendo al 92esimo grazie a, diremmo, quasi ennesimo gol, sicuramente continuità nella sua capacità realizzativa sta dimostrando di appunto Francesco Nobile, che di testa appunto ha consentito alle Aquile Calatine di portare a casa tre punti molto molto importanti. Su questa partita ovviamente noi concentreremo come sempre le nostre attenzioni e lo faremo con la preziosa collaborazione della nostra gentile cara ospite che vado a presentare, Diletta Sirna. Buonasera a tutti. Ciao Diletta, ovviamente non è la prima volta che ci fa diciamo il piacere, ci dà l'onore di partecipare al nostro programma. Diletta è una componente del gruppo comunicazione delle Aquile Calatine, nello specifico responsabile dell'ufficio stampa. Con lei cercheremo di mettere a fuoco alcuni dettagli di questa avvincente partita tra Vittoria e Aquile Calatine, ma prima ovviamente, come è di consueto, fare il nostro programma, guardiamo i numeri che hanno caratterizzato questa 18ª giornata, quindi i risultati. Pochi, se volete, considerato che ben tre partite sono state rinviate per impraticabilità del campo. Sono adesso in onda sul monitor grande, vado a leggerli. Un solo anticipo: sabato 21 è finita 1-1 tra Megara Augusta e D'Agata, quindi Atletico Catania, Real Siracusa rinviata, come detto Vittoria 0, Aquile Calatine 1. Poi la capolista Ragusa vince di misura 2-1 sul Città di Mascalucia, rinviato anche il match Città di Paternò Marina di Ragusa, 3-0 a tavolino, come saranno tutte le partite da qui alla fine, contro l'Adrano, questa volta a favore della rinascita netina. Lo Sporting Eubea, come detto, 3-1 sul Città di Aci Sant'Antonio, e infine rinviato il match tra Sporting Trecastagni e Santa Croce. In buona sostanza parecchie delle formazioni dell'alta classifica non hanno giocato. Alla luce di questi risultati guardiamo la classifica, sempre capeggiata in maniera solitaria dal Città di Ragusa, adesso a 44 punti, Paternò e Atletico Catania, anzi Paternò 40, Atletico 36 ma con una partita in meno, lo Sporting Eubea sale a 31 punti, Santa Croce fermo a 30, quindi Vittoria 28, Marina di Ragusa 27, Sporting Trecastagni e Real Siracusa 26, le Aquile salgono a 23 punti, D'Agata a 21, Megara 17, Città di Aci Sant'Antonio 12, Rinascita Netina 11, Città di Mascalucia 7, Fanalino di Cota come sempre adesso da qui alla fine l'Adrano con 5 punti. Allora, la prima domanda che rivolgo a Diletta Sirna è una sorta di quesito aritmetico ed è ovviamente riguarda le Aquile Calatine, che sono allora a più 12 rispetto alla zona playout e a meno 5 dalla zona playoff. Questo dice l'aritmetica, ma la domanda io la faccio con un altro tono: sono a più 12 dalla zona playout o a meno 5 dalla zona playoff? No, sono a meno 5 dalla zona playoff. Ah, ecco, bene. Ovviamente noi la parte bassa della classifica la dobbiamo guardare, perché è importante guardarla, però dobbiamo tenerla a distanza. Sicuramente ci sono altre squadre che sono attrezzate e stanno facendo un campionato per disputare gli spareggi playoff. Noi stiamo facendo il nostro campionato. Però, insomma, non credo che il fanalino di coda, insomma, ci interessi. Me lo auguro più che altro.
Sì, sembrerebbe assolutamente scongiurata, insomma, la possibilità che le Aquile possano, come dire, retrocedere nella zona bassissima della classifica, fermo restando che, insomma, va affrontato il torneo con assoluta umiltà. Guardando la parte alta della classifica, abbiamo visto come gli azzurri della città di Ragusa hanno vinto di misura contro una formazione che sulla carta, giusto per guardando la classifica, sembrerebbe sempre sfavorita, ma sappiamo che il Masco Lucia è diventato tutt'altra cosa. Allora, la domanda è, secondo te, per quelle che sono le tue informazioni, Ragusa ha perso smalto in termini di vittorie o sono le avversarie assolutamente più agguerrite? Ma sicuramente il campionato è un campionato difficile, anche se il Città di Ragusa, come sempre noi abbiamo detto, è stato costruito ed attrezzato per l'eccellenza. Però vincerle tutte non è possibile, vincere con uno scarto di 2-3 gol non è possibile. Tra l'altro il Masca Lucia è vero che è, diciamo, nella parte bassa della classifica, però noi ci abbiamo giocato. Purtroppo è stato un risultato, diciamo, negativo per le Aquile, però nessuna partita è facile da vincere. Io continuo a pensare che, ma la classifica lo dimostra, i risultati anche, che il Città di Ragusa sia la squadra più forte del campionato. Ovviamente, fermo restando i 3 punti i 4 punti adesso in meno del Paternò, che ha, lo ricordo, una partita in meno, sente comunque il fiato sul collo dei rosso azzurri. Secondo te chi avvantaggia, diciamo, il fatto che sia il Paternò che l'Atletico dovranno recuperare questa partita? La capolista Ragusa o chi deve inseguire? È tutta una questione comunque psicologica, perché magari il Paternò e l'Atletico Catania si possono, tra virgolette, cullare del fatto che c'è ancora una partita da recuperare, però la devono giocare e la devono vincere. Il Ragusa le ha giocate e le ha vinte, quindi... Infatti, quello che è fatto. Quindi i punti sono già in cascina. Allora, apriamo la ampia parentesi che dedicheremo alle Aquile Calatine, vittoriose, come detto, in quel del Gianni Cosimo di Vittoria, un manto erboso che è un lontano ricordo, terreno di fatto in terra battuta, assolutamente fangoso per via della abbondante pioggia accaduta in questi ultimi giorni. E insomma, tutto lasciava presagire un match, insomma, anche poco godibile sul piano dello spettacolo. Invece ha offerto spettacolo, fermo restando che non è stato facile impostare azioni, ma questo è, però è stato, come dire, contrastato dal vigore, dall'agonismo e soprattutto, Diletta, e chiedo conforto a te in questo senso, dalla straordinaria condizione atletica delle Aquile. Sì, ma è una caratteristica che comunque le Aquile hanno sempre avuto durante l'anno, magari all'inizio no, nelle prime partite, ma dopo anche gli avversari ce lo riconoscono. Però ieri, nonostante appunto il campo, come già hai detto tu, era in condizioni pessime, impraticabili, addirittura si slittava in alcune zone del campo, le Aquile hanno dimostrato una condizione atletica impeccabile e poi, magari lo anticipo, appunto abbiamo vinto e... in un modo, secondo me, anche meritato. Un po' isperato, perché il gol è arrivato al 92esimo, ma allora addentriamoci appunto nel vivo di questo match, come sempre guardando le fasi più salienti. Vi chiedo scusa per la non ottimale qualità dell'audio, soprattutto per le immagini relativamente al primo tempo, ma quel che più conta, insomma, non è il commento, ma le immagini stesse, quindi le azioni che abbiamo estrapolato dai 92 minuti, più esattamente 95, considerato anche i 3 di recupero dati dal signor Martorana alla fine del primo tempo. Immagini, come sempre, di Santo Saimbene, il montaggio è di Francesco Cascino. Gentili telespettatori, buon pomeriggio da Vittoria, stadio Gianni Cosimo, impianto dove le formazioni di calcio Vittoria e Aquile Calatine daranno vita a questo match relativo alla 18ª giornata del campionato di promozione Girone D. Velocemente i 2 schieramenti, partendo dai biancorossi delle Aquile di mister Buoncompagni, così schierate: Polessi, Wally, Bartoluccio, Lupica, Buttiglieri, Genovese, Giaquinta, Sussò, Nobile, Ruscica e Altamore. Ecco invece la formazione schierata da Michelangelo Guzzardi: Marino, Cassarino, Nei, Iapichino, Rotondo, Citronella, Di Pasquale, Gurrieri, Pellegrin, Leone e Pa. L'arbitro dell'incontro, il signor Giovanni Martorana, della sezione arbitrale di Enna, assistito da
campanella e pedalino della sezione arbitrale di Agrigento. Il Vittoria al gran completo, mentre le Aquile Calatine hanno numerose defezioni. Nicotra, Commendatore, San Martino e Iannizzotto fuori per infortunio e poi assente anche l'attaccante Abdullahi, che deve scontare due turni di squalifica. Partite intanto. Buscica. Ottima la sponda di Nobile, che scambia con Altamore, ancora palleggio aereo di Nobile, fra due avversari hanno la meglio i difensori. Altamore che cerca il lancio per lo scatto di Nobile, deve uscire con la testa, lo fa molto bene Marino ad anticipare Nobile. No, sfiora di testa, insomma, la palla è recuperata da Nobile, che prontamente si gira, ma non riesce a dare potenza alla sua battuta, ma pregevole l'intenzione. Ruscica subito pressato, perde palla Ruscica, attenzione contro piede pericoloso del Vittoria, con il solito Guerrieri in area per Leone, la strepitosa parata di Polessi che salva il risultato. Pronto, col suo destro c'è Guerrieri, più a destra c'è anche Leone, vediamo l'evolversi, cinque uomini in barriera, si stacca già quinta, parte il destro, la palla deviata e poi il paratone ancora di Polessi che si rifugia in corner, preso praticamente in controtempo dalla involontaria deviazione della barriera, è riuscito in un straordinario colpo di reni a recuperare lo slancio Polessi e a deviare la palla in corner. Parte il lancio per Leone, lo scatto di Pasquale, che pericolosamente riesce a crossare in mezzo la palla formata da Tiro al volo in girata, ma non inquadra lo specchio della porta e la palla è sul fondo. Bartoluccio mette la palla a terra, ottimo il suo dribbling, c'è spazio per il cross, ma effettua raso a terra, la palla è sfiorato il palo da questa girata pregevole di Altamore, che non trova di un non niente la porta difesa da Marino. L'arbitro non alza il braccio, quindi diretta il destro di Ruscica, si infrange sulla barriera. Partiti intanto per la ripresa di questo match relativo alla 18esima giornata del campionato di promozione girone di Bartoluccio, grandi falcate verso la staccata avversaria, Bartoluccio porta palla, si porta al limite, entra in aria Bartoluccio, carica il sinistro, battuta fiacca centrale, facilmente bloccato il pallone da Marino. Lancia per il perentorio inserimento di Lupica, che si gira, parte il suo traversone sul secondo palo, il colpo di testa a metterla in mezzo, non ci sono proprio compagni, la palla fuori, fermata da Ruscica che carica la battuta, non trova la porta e la palla è sul fondo. Intanto lungo rilancio, non ci sono compagni in quella zona e la palla sulla traversa, incredibile, si è lasciato scavalcare, incredibile, palla gol per l'Aquile, si è lasciato scavalcare dal pallone pensando che andasse fuori, Marino invece ha colpito in pieno la traversa ed è tornata in campo. Parte il sinistro sul secondo palo, mettono fuori i difensori, ci prova al volo Genovese sotto misura, già quinta prodezza tra i pali di Marino e Vittoria che si salva. Poi può allontanare Genovese lungo verso la tre quarti avversaria, la palla che schizza, attenzione, si mette una pezza rotondo e salva la situazione. Ruscica che ruba palla molto bene sulla tre quarti avversaria, Ruscica che va per la corrente, Mario Parisi che carica il sinistro, trova la deviazione, c'è calcio angolo, è pronto Susso dalla lunetta, parte il traversone, il colpo di testa, la palla sulla traversa, la traversa colpita se non erro da Ciccio Nobile, altra palla gol ghiottissima per le Aquile Calatine, seconda traversa nel match in questo secondo tempo, soprattutto trovata dalle Aquile che hanno dunque sfiorato la marcatura. Pronto Susso intanto dalla lunetta, parte il suo traversone teso a mezza altezza, si gira la palla sotto misura e poi il colpo di testa, il gol, 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 ha segnato Nobile, le Aquile vanno in gol, ha segnato Francesco Nobile al 97esimo qui al Gianni Cosimo, le Aquile si portano in vantaggio e c'è il servizio rischio di Marturana. Ribadiamo il finale, Vittoria 0, Aquile 1, la linea può tornare allo studio. Allora, per chi lo conosce bene evidentemente non è una sorpresa, io non lo conoscevo, per me è una sorpresa Francesco Nobile, che come abbiamo visto in più situazioni ha cercato in maniera anche ostinata la via del gol e l'ha trovata proprio credendoci fino alla fine nel secondo minuto di recupero, e lo ha fatto diretta con una capacità insomma tecnica
non indifferente, cioè sembra un gol semplice, ti arriva lì la palla di testa, trovi l'angolo e la metti dentro, ma non è così, perché riesce, come dire, a stare quell'attimo in aria, quindi ha anche terzo tempo nel suo stacco aereo, poi era stato preso anche in controtempo come abbiamo visto, è dovuto un attimino inarcuarsi all'indietro per trovare insomma la palla. La tua valutazione tecnica e non personale su Francesco Nobile, diretta? Ma intanto tutti i complimenti dobbiamo farli appunto a Ciccio e a chi allena, lo allena ogni giorno, perché lui era, quando è stato tesserato dalle Aquile era 2 anni che non giocava, e quindi rimettersi diciamo in sesto di nuovo anche fisicamente non era facile, però chi lo conosceva bene gli aveva detto appena in grana diciamo la marcia vedrete le potenzialità e le caratteristiche che ha Ciccio, e devo dire che sta dimostrando che è nel parco attaccanti quello che comunque è sempre titolare, possiamo dire, beh, anche per i vari infortuni che noi abbiamo adesso in squadra, però sta dimostrando il suo valore e molte vittorie vengono anche grazie ai gol di Ciccio. È cresciuto tanto veramente in questi ultimi 2 mesi, soprattutto anche se dalle movenze, l'avevo detto già qualche mese fa, insomma, ci si rende facilmente conto insomma della sua capacità, della sua indole da centravanti, quindi a piglio, senso della posizione, sa dove la porta e la cerca con continuità, che è la cosa più importante come caratteristica che deve avere evidentemente un attaccante. E poi lo sentiremo, lo abbiamo rimarcato anche nelle interviste che sentiremo fra poco, tutti bravissimi, ma l'altra firma importante è quella di Nicola Polessi. Io aggiungo per l'ennesima volta, diretta, ti sorprende o è ormai, come dire, normale? Io mi sorprendo sempre, perché secondo me fare determinate parate, boh, io non riuscirei, ma appunto io non sto in porta, Nicola ha una carriera importantissima alle spalle. Molte persone ogni volta quando andiamo soprattutto in trasferta ci chiedono ma quanti anni ha Polessi, perché è conosciuto, e ogni volta che noi ripetiamo l'età, comunque giovanissimo, nel senso a 46 anni non vorrei che si arrabbiasse, però la sua qualità e molti punti guadagnati li dobbiamo anche a Nicola, e anche ieri ha fatto 2 parate straordinarie, soprattutto quella sul calcio di punizione, proprio perché stava andando da un'altra parte e con la deviazione poi è riuscito diciamo a salvare il risultato, perché quello era gol. In questa super parata, insomma, un giocatore si valuta per tutta una serie di fattori che lo fanno, come dire, chiamare giocatore, calciatore, ma ci sono momenti, uno è stato questo, quella parata Ptona, appunto sottolineata da diretta sul calcio di punizione deviato dalla barriera, in cui si vede il professionista, perché solo un professionista, a parte insomma le qualità atletiche, ma chi ha tanto lavorato, chi insomma si è tanto preparato, può fare determinate parate. Sono questi proprio i dettagli che mettono in evidenza la professionalità di un calciatore. Anche comunque importante come uomo spogliatoio, perché comunque Nicola durante la partita parla con i ragazzi, li sprona, gli dà consigli, quindi dall'alto della sua esperienza ha anche questa capacità. Ebbene, a questo punto sentiamo la soddisfazione al nostro microfono nell'immediato dopo partita del tecnico biancorosso Samuel Buoncompagni. Questa importante vittoria delle Aquile Calatine sul Vittoria porta ovviamente, come dire, il merito di tutta la squadra, del suo allenatore, ma in modo particolare la firma di 2 giocatori. Uno si chiama Polessi, 2 interventi prodigiosi nel primo tempo, e l'altro è Francesco Nobile, ancora puntuale col gol. Come sottolinea questi dettagli il suo allenatore? Vabbè, sono entrambi non nuovi a queste situazioni, ognuno nei suoi rispettivi compiti. Nicola ci ha salvato in un paio di occasioni il primo tempo e Ciccio, come al solito, è sempre stato pronto a farsi trovare anche al 90esimo, come già è successo in passato. Avversario difficile, condizione del fondo di gioco pressoché impraticabile. Cosa ha fatto la differenza? Che cosa hanno avuto le Aquile in più oggi rispetto agli avversari? Ma sicuramente la voglia di crederci fino alla fine, perché nonostante avevamo problemi di formazione con tutti gli infortunati che già sappiamo, e in campo c'erano 2 ragazzi acciaccati,
di cui Enrico Ruscica e Alex Giaquinta, quindi con il cuore e con la voglia si raccolgono i risultati. Io ci ho creduto sempre, perché abbiamo fatto un po' il primo tempo opaco, perché noi siamo una squadra tecnica, giochiamo a calcio e per forza di cose dovevamo cercare soluzioni a verticalizzare, un gioco che noi non siamo abituati, e quindi arrivavamo un po' in ritardo sulle seconde palle, però il secondo tempo poi abbiamo fatto un attimino i nostri conti dentro gli spogliatoi e si è vista un'altra squadra con più vivacità, si è cercato di giocare di più. Io ci ho creduto fino alla fine, perché lo dimostra il fatto che non ho tolto le due punte, anche se ho fatto qualche cambio per forza di cose, però un merito va ai ragazzi di averci creduto fino alla fine. Cosa di cui è sicuramente soddisfatto il tecnico Buoncompagni, l'aspetto mentale completamente trasformato rispetto al girone d'andata di questa squadra, ma supportato da una condizione atletica incredibile, soprattutto oggi lo hanno dimostrato. Sì, ma noi ci alleniamo così dal primo giorno, cioè, sotto il piano degli allenamenti non è cambiato niente, ma lo dimostra il fatto che non abbiamo mai sopperito all'avversario atleticamente. Ci ha caratterizzato, ripeto, il girone di andata che tu hai appena menzionato, per un discorso di non finalizzare, di essere poco cinici sotto porta. Questo aspetto l'abbiamo migliorato e i risultati si stanno vedendo, però non dobbiamo cullarci sugli allori, andiamo piano piano, archiviamo, godiamoci questa partita molto molto importante che è finita con la vittoria, però godiamoci stasera, già da domani si pensa alla prossima in casa. Assurge ovviamente, giustamente, Samuel Buoncompagni al ruolo di, tra virgolette, sergente di ferro, anche se di fatto di questi allenatori non esistono più. Ci vuole sempre un ottimo rapporto con tutti i giocatori, però ecco, la disciplina, la puntualità, l'abnegazione nella preparazione è fondamentale per ottenere risultati importanti. Diretta, abbiamo detto delle grandi difficoltà che ha rappresentato questo match, intanto per le precarie condizioni del terreno di gioco, che penalizza, no? Quando il gioco è allentato, i giocatori più tecnici. Ciò malgrado, però, vedi Ruscica, vedi Sussò, quelli che hanno, come dire, lo stesso Giaquinta, più qualità tecnica, hanno fatto insomma la loro bella figura. Sì, comunque abbiamo giocato anche palla al piede, di solito quando ci sono questi campi si pensa a lanciare la palla da una parte o dall'altra proprio perché è impraticabile il terreno, però devo dire che la prestazione è stata ottimale e anche appunto i giocatori più tecnici che potevano avere qualche problema si sono dimostrati all'altezza. Allora, passa in secondo piano di solito la difesa quando si vince. Se non altro si dice vabbè, è stata veramente molto ben organizzata, perché non ha permesso agli attaccanti di tirare in maniera pericolosa verso la porta, tranne in due situazioni, una delle quali peraltro su calcio piazzato. Però la difesa ha anche un notevole, come dire, ruolo in termini dell'impostazione della manovra. Paradossalmente, da quando non c'è Alessandro Nigro, che è un maestro, no, nel far partire l'azione dalle retrovie, e quindi si pensava adesso qui avremo problemi, però solamente invece anche lì la squadra è cresciuta. A che cosa lo devi secondo te? Va dovuto questo? Ma io ho sempre pensato che comunque non bisogna focalizzarsi su un'unica persona. È vero che sappiamo tutti le qualità di Nigro, quando è andato via è stata comunque una botta, tra virgolette, perché sappiamo che potevamo avere dei problemi. Però io credo che l'organizzazione anche tattica di Samuel e i ragazzi, comunque abbiamo adesso preso Buttiglieri, che è un buonissimo difensore, Genovese con la sua esperienza, e anche sulle fasce, ieri per esempio Bartoluccio ha fatto secondo me una grandissima partita, ma non è l'unica, nel senso che anche precedentemente ha dimostrato le sue qualità. Quindi secondo me è vero che manca il singolo che magari poteva aiutarci ancora di più, però al momento non abbiamo avuto problemi. Allora, ovviamente l'ha già detto, di gran lunga è migliorata la prestazione tecnica e anche tattica di Genovese, perché poi quando si ha questa doppia responsabilità, quella intanto
di chiudere i varchi e poi di pensare anche a impostare l'azione senza sbagliare, perché magari l'attaccante se lo può permettere, tra virgolette, l'errore tecnico di sbagliare un passaggio, ma se sbaglia il difensore è un po' più grave. E allora, tu che lo hai visto, insomma, nel suo processo di crescita, quali sono le parole giuste per esaltare, insomma, le prestazioni di Genovese? Sebastiano, secondo me, è uno, soprattutto lui gioca ovviamente centrale, e devo dire che dimostra il suo valore ogni giorno, si allena con caparbietà, con intensità, aiuta la squadra, perché molte volte redarguisce anche i vari giocatori magari quando sbagliano. Credo che, a parte appunto gli allenamenti, come diceva Samuel, che ogni giorno loro si allenano, però penso che appunto anche questo senso di responsabilità, essendo comunque il veterano della difesa, e quindi lo aiuta e aiuta anche i compagni. E quindi vi ha giovato, insomma, avere adesso tutte le responsabilità in termini, diciamo, organizzative del pacchetto arretrato. Bene, adesso sentiamo la prima parte dell'intervista realizzata col direttore generale delle Aquile Calatine, Massimo Parisi. Dicevo prima a Samuel, tutti i protagonisti di questa importante vittoria a Vittoria, ma porta soprattutto la firma di due giocatori, uno si chiama Polessi. Due parate strepitose nel primo tempo e poi ancora il gol di Francesco Nobile. Ma cosa soprattutto ha apprezzato il direttore generale? La continuità e l'impegno dei ragazzi. Stiamo cercando di dare continuità non solo di risultati ma anche di prestazioni. La prestazione è stata doppiamente importante, perché in un campo come quello di Vittoria, in una squadra come quella di Vittoria, quindi sicuramente doppiamente il risultato ci sorride. Dicevo a Samuel quanto sia cambiato l'aspetto mentale di questa squadra, tutt'altra cosa rispetto al giorno d'andata, ma la mente sì, può decidere cosa fare se c'è, come dire, una condizione atletica adeguata. Ed è strabiliante in questo senso la condizione fisica dei giocatori, a cosa è dovuto? Beh, io credo che questo sia merito dell'allenatore, perché se tu riesci in un campo come questo a dare prestazioni di questo livello, e mi riferisco dal punto di vista fisico, in un campo così pesante, così allentato, perché chi sbagliava avrebbe perso la partita. Noi il secondo tempo siamo usciti fuori in un campo che devo dire che era diventato ingiocabile, pesante, e nonostante tutto loro hanno avuto il calo atletico e lo si è visto. Quindi noi questo calo atletico non lo abbiamo avuto, siamo stati convinti dal punto di vista mentale, ma se, come dici tu, dal punto di vista mentale c'è la mente ma il corpo non ti aiuta, no, non riesci a fare questi risultati. E noi fino al 90esimo, 93esimo abbiamo dato un ritmo alla gara che gli avversari non sono riusciti a sostenere. Quindi questo è il merito dell'allenatore e dei ragazzi che si impegnano continuamente nel migliorarsi sia personalmente sia nel collettivo. Massimo Parisi dice siamo riusciti a dare un ritmo alla gara che gli avversari non sono riusciti a dare. In questo senso straordinario l'apporto soprattutto a sinistra di Bartoluccio, ma Lupica che ha principalmente, come dire, compiti interditivi, ma si è reso molto utile anche nell'impostazione. Sì, ha recuperato anche diversi palloni comunque. Poi dobbiamo anche dire che il nostro centrocampo in questo momento zoppica un po' a causa degli, noi sappiamo, degli infortunati, per esempio Commendatore e Nicotra, però Lupica non, diciamo che non li ha fatti, non si è sentita la mancanza, diciamo così, almeno ieri, nel senso che ha fatto una buona gara. Allora, abbiamo già sottolineato la scorsa settimana l'aspetto che riguarda Marco Lanza, che si è aggregato al gruppo, ha alle spalle soltanto una settimana di preparazione, è in ritardo di preparazione, però mister Buoncompagni lo ha utilizzato negli ultimi 5 minuti. Allora, è chiaro che non è il Marco Lanza sul piano atletico dello scorso anno, però ho avuto l'impressione che, non lo so, abbia preso coraggio. Oltretutto l'attacco delle Aquile con la sua presenza
L'hai avuta tu questa sensazione o cosa? Ma sicuramente il nuovo innesto, nuovo, diciamo, anzi il ritorno di Marco è un motivo d'orgoglio per la squadra, perché tutti i compagni, a parte che lo conoscono benissimo, ad esempio Giaquinta ci ha giocato insieme anche in precedenza, in passato. Comunque sì, nel momento in cui è entrato Marco un po' c'è stata una sveglia, anche se la squadra stava giocando bene. Ancora è presto comunque per Marco, perché è rientrato da poco, ha una settimana di allenamento, quindi, però noi sappiamo le qualità di Marco, quindi ci aspettiamo grandi cose anche da lui. Il suo ritorno è sicuramente una notizia molto importante e positiva. Restiamo in tema d'attacco e adesso è il momento di sentire la soddisfazione, tutto sommato pacata, del match winner di Vittoria Aquile Galatine, Francesco Nobile. È un 2017 che meglio lo poteva iniziare anche per Francesco Nobile, ancora una volta determinante per il risultato. Come si fa a far gol al 92esimo in un campo così? E come si fa? Ditelo al mister, che ci fa martellare tanto in allenamento, siamo sempre concentrati, quando c'è da correre ci concentriamo e corriamo, anche se poi ci divertiamo abbastanza con le partitelle, ma l'allenamento è fondamentale. Sì. Ancora un gol di testa, il tuo? Sì. Dove c'è, come dire, una condizione atletica ancora che ti supporta, però opportunismo, tecnica, cos'altro c'è stato in questo gol? Niente, tanta voglia di vincere, abbiamo passato un girone di andata dove non meritavamo i punti che avevamo e ora finalmente abbiamo iniziato con la determinazione giusta e gli allenamenti fanno tanto, ripeto. Sì, siamo molto concentrati, adesso altri Aquile siamo. Allora, siamo altre Aquile, dice Francesco Nobile. Tornando un attimo brevemente di Letta alla difesa delle Aquile Calatine, che sicuramente è stata impegnata, ma secondo me lo è stata molto di più domenica scorsa nel derby contro lo Sporting Eubea. Testimonianza nel fatto che ieri i biancoazzurri hanno vinto 3-1 con una tripletta di Dario Bellino. Come per dire, fermo restando che non era al top della sua condizione Dario, per via di quell'incidente stradale di cui abbiamo accennato, ma certamente ha avuto vita facile contro il pacchetto arretrato delle Aquile Calatine. Quindi, facendo brevemente un passo indietro, sul piano diciamo generale, quella è stata una partita molto più difficile, sei d'accordo con me? Sì, assolutamente, ma infatti a Vittoria, a parte nel primo tempo, appunto le due parate di Polessi, non è stato poi utilizzato molto nel secondo tempo, Nicola. Nel derby, perché comunque è un derby, con l'Icodia, sicuramente con lo Sporting, sicuramente la difesa è stata molto più impegnata, molto più concentrata anche, perché a parte Bellino, ma tutta la squadra sta facendo un grande campionato, quindi i meriti e le qualità li ha. Abbiamo vinto, ma io penso anche perché era una partita a sé, comunque il derby è sempre, ha delle motivazioni mentali e psicologiche diverse, però sappiamo tutti poi Bellino è forte, quindi. E dunque è uno Sporting Eubea che, se riuscirà come sta facendo in questo momento a capitalizzare insomma tutti i match casalinghi, è destinato a stare a lungo insomma, e speriamo anche fino alla fine nella zona playoff di questo campionato di promozione. Ebbene, adesso riascoltiamo il direttore generale e chiudiamo il ciclo delle interviste realizzate nel dopo partita di Vittoria Aquile Calatine. Il calcio è bello e strano anche per questo, cioè quando una formazione perde talvolta vengono offuscati anche tanti aspetti positivi che ha evidenziato un match, si guarda soltanto al risultato e si perde di vista magari la bella giocata di uno, lo schema, l'impostazione e via discorrendo. Viceversa, quando una formazione vince, fermo restando che ieri le Aquile praticamente non hanno sbagliato nulla, però qualcosa viene, come dire, occultata. E allora si guarda il risultato, abbiamo vinto, stop. Allora io ho cercato di essere, non dico critico, ma ho cercato il pelo nell'uovo, giusto per stimolare un poco, qualora ce ne fosse bisogno, Massimo Parisi, vediamo come ha risposto alla mia domanda. Per concludere, non per cercare il pelo nell'uovo, è chiaro che la vittoria talvolta offusca se c'è un qualcosa che non ha funzionato perfettamente. Ecco, l'occhio attento di Massimo Parisi a che cosa è stato rivolto e in che cosa appunto deve migliorare questa squadra.
nella continuità di gioco, cioè non siamo stati troppo frammentari. Dovremmo incidere di più perché abbiamo le qualità per poterlo fare. Il terreno di gioco non ci agevola, come non ci ha agevolato a Trecastagni. E quindi la condizione atletica ci ha retto, ma dal punto di vista tecnico noi abbiamo bisogno di un campo veloce, nei campi veloci riusciamo ad esprimere meglio quelle che sono le nostre caratteristiche. Oggi non potevamo parlare di un campo veloce e quindi il gioco è stato frammentato. Abbiamo fatto alcune azioni carine, degne di rilievo, nonché anche l'azione del gol è stata determinata da una serie di circostanze che ci siamo creati noi e quindi poi è scaturito il gol, che poteva starci anche prima, perché abbiamo preso due traverse, un rigore che non insisto sul rigore perché magari non l'ho visto bene, ma mi è sembrato ci fosse un rigore, non lo ha dato, vuol dire che non c'era, l'arbitraggio è stato corretto, la squadra avversaria è stata corretta. Quindi io dico che merito dei ragazzi del mister che sono riusciti a fare bottino pieno in un campo, ribadisco, come Vittoria, difficile sia come stadio per quello che rappresenta Vittoria sia come squadra, perché loro ci superavano di 5 punti, anche se ne hanno 28, però se consideriamo che i 3 punti dell'Adrano ci verranno dati anche a noi, quindi noi ci distanziamo da loro solo di 2 punti e quindi questo è un passo importante. Rispetto al girone di andata, noi il girone di andata avevamo 3 punti, oggi ne abbiamo 7, quindi se questo non è un miglioramento... Mi sembra assolutamente evidente. Il miglioramento è assolutamente netto, piccola precisazione aritmetica, in realtà nelle prime 3 giornate di andata le Aquile Aretine avevano conquistato soltanto un punto frutto del pareggio nel derby contro lo Sporting Eubea, contro i 7 del girone di ritorno, quindi 6 in più. Poi magari fra qualche giornata faremo questa virtuale classifica del girone di ritorno per capire quali sono le formazioni se non altro più in forma e quelle da cui guardarsi, insomma a cui guardare in proiezione risultato finale di questo torneo. Allora, chiudiamo di fatto qui la parentesi lunga, importante, doverosa, dedicata ecco, per dovere di cronaca, visto che lo ha citato l'episodio di Massimo Parisi, quello del calcio di rigore, l'immagine diciamo non ci ha aiutato più di tanto a mettere in evidenza se o no c'era quel fallo, abbiamo preferito non inserirlo negli highlights, anche perché poi probabilmente non sarebbe stato influente ai fini del risultato finale. Chiudiamo la parentesi Vittoria Aquile Aretine, approfitto della presenza di Diletta Sirna per chiederle, l'ennesima volta che lo facciamo nel corso di questa stagione, novità, quindi notizie a proposito dell'agibilità della tribunetta del Pino. Buongiorno, come stanno le cose? Allora, finalmente possiamo dare l'ufficialità di questa cosa, sono iniziati i lavori stamattina. Purtroppo con il brutto tempo potevano iniziare anche prima, ma le condizioni climatiche diciamo hanno un po' ostacolato i lavori. Per domenica non sarà agibile perché non c'è il tempo tecnico per appunto costruire il tutto, però insomma 15 giorni e finalmente sarà possibile per tutti i tifosi venire al campo e supportare la squadra. Quindi alla terza partita in casa delle Aquile Aretine finalmente la società dovrebbe aprire insomma i cancelli a tutta la tifoseria che vorrà assistere. A questo proposito ecco, ti chiedo, è una sensazione la mia, non so se lo è, ho un dato di fatto, il seguito, l'attenzione verso questa squadra tutto sommato neonata da 2 anni a questa parte cresce di settimana in settimana, è così o no? Sì, è così. Intanto volevo dire un'ultima parentesi, quando ci sarà l'agibilità e quindi l'ufficialità della situazione verrà messo sulla pagina Aquile Aretine di Facebook, quindi lo comunicheremo. L'entusiasmo c'è, anche perché noi abbiamo visto che chi non può venire in trasferta segue i vari lights, la trasmissione, la tua trasmissione, proprio perché c'è l'amore per la squadra. Dovevamo un po' risvegliare questo sentimento e noi stiamo cercando insieme a Cristian Di Martino e Giuseppe Zago di sempre più portare delle novità e delle informazioni, degli aggiornamenti a tutti i calatini. E quindi seguiteci perché ci sono anche alcune rubriche carine con le interviste ai ragazzi, con alcune novità, alcune curiosità personali, insomma stiamo facendo il nostro meglio. È certamente un ottimo lavoro quello che state appunto svolgendo e a questo punto proiettiamoci al prossimo turno, è quello numero 19 di questa stagione 2016-2017,
prego la regia guidata da Marco Raitano di mandare in onda la schermata, eccola qui. Lui è stato molto, ma molto più rapido di me, quindi abbiate pazienza, qualche secondo che la tecnologia che ho in mano mi dia la schermata che cerco io. Eccola qua. Ebbene, ci saranno tre anticipi sabato 28 gennaio alle 15, quelli di Città di Mascalucia, Atletico Catania, Real Siracusa, Paternò, Santa Croce, Sporting Eubea. Domenica non si giocherà ovviamente a Drano Megara, come vedete già il 3-0 a tavolino per la formazione siracusana, poi Aquile in casa con la Rinascita Anetina, Città di Aci Sant'Antonio Vittoria, D'Agata Ragusa, Marina di Ragusa, Sporting Trecastagni. La cosa che mi salta subito, mi balza all'occhio diretta, è che le formazioni di testa hanno trasferte tutt'altro che semplici, sei d'accordo? Sì, soprattutto il Città di Ragusa, comunque ad Agata è sempre un campo particolare, quindi sarà una partita difficile secondo me per i ragusani. Il Marina di Ragusa è col Trecastagni. Noi comunque abbiamo la Rinascita di Tina, che ancora ricordo la partita d'andata che ci fu la rimonta delle Aquile e fu veramente bello, insomma una bella partita, e vediamo. Col gol a tempo scaduto realizzato da Bartoluccio, esatto, nella inversione goleador. Diciamo che ci piacciono i gol nei minuti finali, nei minuti di recupero. Eh sì, è una squadra che fa soffrire un attimino la propria tifoseria, ma poi viene puntualmente appagata. Allora, dicevo di queste tre trasferte, tu hai citato quella sicuramente complicata della capolista a Catania contro il D'Agata. Mascalucia Atletico, mi pare non poco complicata, anche se l'Atletico sembra... L'Atletico ovviamente ha secondo me una qualità maggiore rispetto al Città di Mascalucia, ma come dicevo prima bisogna giocare le partite. Noi siamo andati lì a Mascalucia e non abbiamo fatto risultato, nonostante erano ultimi in classifica in quel periodo, quindi di facile non c'è nulla, è di scontato. Il Santa Croce... ha diciamo dovuto gioco forza saltare il turno di ieri e adesso torna in casa contro lo Sporting Eubea, come dire uno scontro diretto playoff. Allora qui vedremo secondo te la vera stoffa del Santa Croce o dello Sporting Eubea? Ma dobbiamo anche dire che Santa Croce, con il fatto che non ha giocato, quindi viene da due settimane di relax, diciamo così, però non so se questa è una buona, diciamo, è un punto a loro favore. Per lo Sporting io sono convinta che comunque non darà vita facile al Santa Croce, perché secondo me è una squadra ben attrezzata, l'allenatore è molto bravo. E quindi trattandosi appunto di scontro diretto, in trasferta già sarebbe molto molto importante non perdere questa partita. Ovviamente ne sapremo molto di più lunedì prossimo, quando ci rivedremo in questo studio contro dei sport, per dunque commentare soprattutto intanto il match casalingo delle Aquile Calatine contro la Rinascita Anetina. Siamo giunti alla conclusione, io ringrazio tanto Diletta Sirna, responsabile dell'ufficio stampa delle Aquile Calatine. Grazie a te. Saluto a tutti voi. È sempre buon lavoro e grazie ovviamente a voi gentili telespettatori per l'attenzione cortese prestata al nostro appuntamento dedicato allo sport del lunedì sera su TVR Xenon. Appuntamento a lunedì prossimo, sempre 21:15. Buon proseguimento con i nostri programmi.